tutte carissime amiche ed amici e bentornati sul mio canale. Questo è un video sui profumi più utilizzati di gennaio e febbraio. Come voi ben già saprete, io sono una grande appassionata, non collezionista di profumi, sono una grande appassionata, quindi ne ho diversi, anche perché molti me li hanno anche regalati. Ho avuto la fortuna di incontrare delle amiche che me li hanno anche regalati. La maggior parte sono tutte stati acquistati dalla sottoscritta. Non parliamo di profumi high cost, ma bensì parliamo di profumi low cost che si trovano a basso prezzo. E quindi parliamo per la maggior parte della mia, tra virgolette, collection di profumi dupes. Sono quelli che prediligo. Poi, come promesso, quando avrò un po' di voglia, vi dovrò girare anche il video sui profumi Raptus. Insomma, ho una marea di video da girare quando avrò il brio e la voglia di farlo. Li vedrete sicuramente prossimamente. Madonna, mi sono presa la pillola e Marmanut Do proprio qua, vabbè. Niente, andiamo avanti. Quindi profumi di gennaio e febbraio. Io vi dirò anche quelli che preferisco, quelli che prediligo. Poi, per chi lo vorrà, scrivetemi sotto nei commenti. Io potrei girarvi anche il video sui profumi più persistenti che io posseggo, insomma. Per chi volesse sapere, come al solito questa parte risulta più bassa. Io questo è una cosa che non riesco a capire. Questo è un rossetto di Pupa, un fucsia stupendo. Va bene, allora andiamo con i profumi. Allora, uno tra i profumi più utilizzati del periodo, anche se ne ho altri due di Yappo Pharma, io ho utilizzato un profumo che è il numero 22, il dupe di Flower by Kenzo. Non è sicuramente un profumo proprio invernale, però a me piace, anche perché questo profumo lo indossava la mia amica Debbie, che insomma mi venne a trovare a Bari il mese di gennaio, e quindi io, quando sento questo profumo, mi ricordo di lei, e quindi io lo metto molto spesso. A differenza, e lo ha riscontrato anche la mia amica Debbie, a differenza sia del 30, il profumo che mi regalò Ombretta di Yap Pharma, che anche del 26 che mi ha portato lei da Torino, io vi posso dire che questo qua, il 22, è buonissimo. Io non so se sia proprio la riproduzione fatta ad hoc, però comunque è ottimo, ma la persistenza, facendo un paragone con gli altri due, è inferiore, però a me piace tanto perché mi ricorda molto di lei. Un altro profumo che sto centellinando, ma ho utilizzato in questi due mesi, non è che scende la pillola, è incredibile. Un altro profumo che sto utilizzando in questo periodo, è, cioè in questi due mesi, è il Suddenly Woman One. Io chiaramente vi lascerò qui su nelle schede la recensione dettagliata di questo dupe meraviglioso, che è un profumo stupendo, un profumo corposo, pulento per questa stagione invernale, ed è il dupe dello Chanel No. 5, solo che secondo me è molto più buono dello Chanel
E io ve lo straconsiglio, anche se purtroppo, ahimè, alla Lidl non so se lo metteranno ancora, ma purtroppo questo profumo non è più reperibile. Io infatti lo sto centellinando perché io lo adoro. Un altro profumo, questa volta è della linea Revlon by Charlie by Revlon. Ed è il Charlie Red. Io ho tutta la collezione di questi Charlie, mi manca soltanto il Silver, ma ho il Charlie Red, Charlie Blue, Charlie White e Charlie Gold, che è il mio preferito insieme al blu. Questo è un profumo sicuramente adatto sia alla stagione invernale che anche quella primaverile, però vi devo dire che è un profumo che dopo un paio di ore neanche non si sente più e quindi per tutti i giorni va più che bene. Il Charlie Red è stato affibbiato come riproduzione o come dupe allo Chanel numero 19. Io non l'ho mai sentito, però io ho letto delle recensioni. Ho letto delle informazioni sul web e lo definiscono il Charlie numero 19. Poi un altro profumo che ho utilizzato soprattutto è stato il profumo per San Valentino è questo Passion, ma ormai mi ha scocciato e sicuramente lo andrò ad utilizzare il prossimo inverno. È il dupe dell'Hypnotique Poison di Dior. Pagato 5 euro, è un profumo che a me non fa impazzire. Non so per quale motivo io lo comprai, infatti alcune volte l'ho anche spruzzato negli ambienti, perché il profumo Poisson o il dupe di Hypnotique Poisson non è assolutamente un profumo nelle mie corde e non mi fa impazzire più di tanto. Un profumo che io veramente vi consiglio di cuore è Laura Jolie by Suddenly. Alla Lidl non troverete più Laura, ma troverete l'Essence Jolie. È identico, pack identico, anche il pack va a riprendere la bottiglia, la boccetta della Vie Belle di Lancôme. Questo profumo è stratosferico, è buonissimo, è un profumo che comunque si sente a differenza di Ore, è molto persistente, deve piacere la tipologia del Faraway, no vabbè, scusate, della Vie Belle di Lancôme. Diciamo che a me ultimamente questa profumazione mi ha anche un po' stancata, devo essere sincera, perché quando poi senti la stessa profumazione, ti vai un attimino a rompere le bolze, però è veramente molto buona. Quindi io una volta terminato, ho già comprato il profumo, lo Chalut arancione. E quindi appena terminerò anche questo, con la speranza che non vada fuori produzione anche questo. Un altro profumo che io ho utilizzato tantissimo in questo periodo ed è proprio il Faraway by Haven. C'ha questo fiocchetto perché io a furia di pulire la boccetta, malata come sono per la pulizia, sto sporca di rossetto. Diciamo la nappina si rovinò e quindi la dovetti buttare e al suo posto gli ho messo questo fiocco estruso e quindi il Faraway è un profumo senza tempo, non finirà mai di piacere, è un profumo molto forte, un profumo che non ti stanca mai, è un profumo che ami, 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 più
più passa il tempo e più lo ami, non ti stanchi. Mentre metti questo e ti stanchi, questo è un profumo che non ti dà mai assuefazione e non ti stanca. Quindi io ad ogni video parlo di questa meraviglia e io lo adoro. Poi un altro profumo sempre by Haven è il Rare Gold, l'ho messo qualche volta, è un buon profumo, per l'amor del cielo non posso dire niente, però la persistenza fa molto 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 desiderare. Ha una persistenza, io ho sentito persone che lo sentono per il giorno intero, a me questo qui non dura assolutamente niente. Io l'ho messo non sempre, alcune volte durante questo mese di gennaio e febbraio, ma non mi ha fatto assolutamente impazzire. E come ultimo profumo è il Pink Sugar di Acquolina, che io adoro. È un profumo invernale adattissimo per questa stagione fredda. Secondo il mio punto di vista è un profumo che è indicato per le teenagers, è indicato anche per le ragazze un po' più grandi, è indicato anche per le signore. Non ha praticamente, non è un profumo che ha una fascia d'età. Alla fine una persona indossa il profumo che più gradisce e più piace. È un profumo zuccheroso, vanigliato, molto molto vanigliato, che però avendo quella nota particolare di liquirizia va a spegnere la vaniglia che può dare alla capezza. E quindi io questo profumo, pur non amando tantissimo i profumi gourmand o soprattutto quelli vanigliati, è un profumo che a me piace davvero davvero tanto. Quindi il video è finito, questi sono tutti i profumi che ho utilizzato in questo periodo. Come vi ho già detto, ho in mente di fare tanti video, però devo avere la voglia e la testa di mettermi a girare i video, quindi ho da fare davvero tanti, soprattutto sui profumi. E poi vi voglio fare anche un video sui profumi più persistenti che io posseggo, chiaramente low cost. Bene, spero che questo videuzzo sui profumoni vi piaccia, un bacio e alla prossima, ciao, sempre se vorrete qui, ciao.